Situazione squadra, intanto, perché poi ci siamo lasciati con Nicastro che è uscito dal campo, però quali sono effettivamente le sue reali condizioni? E poi se... Lo sappiamo domani, solo domani che fa la risonanza, oggi ancora no, perché è passato poco tempo. Le immagini non sarebbero state le fa domani, quindi sicuramente Nicastro, insomma, pronto, mi senti? Sì, la Ecco, e sentiamo. niente, poi dopo ci siamo tutti. Presto Patrick Gasbarro squalificato, è rientrato Matteo la settimana scorsa, quindi viene con la squadra e poi siamo tutti, insomma, siamo tutti disponibili, a disposizione. Ok. Beh, senti, io ti faccio un'altra domanda, poi spazio, lascio spazio agli altri colleghi. Come dicevi, si gioca subito perché sono passati pochissimi giorni, avete recuperato perché insomma è stata una partita anche con il viaggio e tutto. È vero che poi la vittoria ti dà sempre entusiasmo, però avete avuto modo di recuperare al meglio? Non so, questo lo sappiamo domani. Come di solito il secondo giorno è quello un po' più pesante, però insomma hanno giocato anche loro e vale per tutti, quindi sicuramente eravamo ancora un po' stanchi, insomma volevo guardare così, quindi magari si cerca di stimolare, però insomma credo che il secondo giorno, come dicevo prima, è quello peggiore, però abbiamo ancora 24 ore e quindi mi auguro che riusciamo a recuperare energie nervose, perché più che altro sono quelle, perché dal punto di vista ormai quello che è la partita, tattica, tecnica, quello che è, ormai quello che è, insomma, se uno dovesse aspettare i 2 giorni sarebbe quindi soltanto una condizione nervosa che deve essere riattivata, deve essere, però insomma sarà una partita così, quindi avrò bisogno di tutto, come è stato, come la domenica, insomma a Gubbio, quindi bisogna stare tutti pronti dentro, perché comunque anche chi gioca, chi giocherà, chi ha giocato la partita di domenica sicuramente non ha i 90 minuti, non li avrà e quindi ancora di più i 5 cambi saranno ancora più, insomma, ben venga che ci siano, insomma. Senti Andrea, io ti chiedo qualcosa sul Modena, cioè vedendo un po' anche la classifica, tu e questo continuo avvicendarsi dietro voi due capi classifica, voi e sul Tirol, delle squadre che potrebbero inserirsi nella lotta per la promozione. Lo consideri Modena, al di là del fatto che adesso in questo momento occupi il terzo posto, una seria candidata alla promozione, cioè a rendervi la vita dura fino alla fine? Oppure secondo te sarà proprio questa continua alternanza tra loro, il Cesena, il Perugia, la Triestina che potrebbe ritornare in gioco e via dicendo? Ma penso che insomma quello che hai detto è una di queste, siamo insieme a loro di quelle 5-6 squadre che ho detto sempre dall'inizio, che hanno insomma hanno l'obiettivo di stare davanti, di essere competitivi fino alla fine. Quindi assolutamente il Modena è una di queste squadre, insieme a quelle che hai detto, insieme a noi, insieme al Sudtirol. Mancano ancora tante gare, loro sono lì meritatamente, quindi i numeri, i punti lo testimoniano e quindi questo fa sì che domani sia una partita importante, non è decisiva perché credo che questa alternanza ci sarà ancora, ripeto, molto, molto, tante squadre forti, tante squadre molto competitive, quindi bisogna veramente ogni partita stare lì, quindi domani sarà una di quelle. E poi sono i punti, vuol dire, insomma, sono dietro, se è una partita che insomma, potrebbe venire a pari a noi, quindi le difficoltà ci sono, al di là dei valori tecnici, tattici, ma anche insomma, di motivazione, insomma, rivenire lì sarebbe importante per loro. Credo che sia una partita tirata. Tra l'altro il Modena è adesso la miglior difesa, ha subito pochissimo perché ha subito soltanto 8 gol in 16 partite. L'avrete studiato un po'? Cioè, qual è la loro arma difensiva, l'organizzazione, non so, difensori forti? Come mai secondo te sono così forti in difesa? Ma insomma la difesa è sempre un po' un fatto generale, è una squadra che sta bene, equilibrata nelle due fasi, sia di attacco che di difesa, quindi
insomma, faccio fatica a dire, io guardo i numeri e poi è chiaro che ho guardato anche delle partite, è una squadra molto equilibrata, quindi, al di là dell'aspetto difensivo, mi piace parlare proprio in generale, quindi è una squadra che ha degli equilibri, e quindi gli equilibri difensivi sicuramente dicono che è la miglior difesa, quindi sicuramente dovremmo essere bravi ad attaccare in modo migliore, però poi hanno anche due attaccanti, un trequartista, cioè davanti, anche se non hanno fatto magari i gol che abbiamo fatto noi, però è una squadra che ha portato a casa risultati importanti, magari non facendo tanti gol. Per racchiudere quello che ho detto prima, è una squadra molto molto equilibrata nel gioco e nel modo di interpretare partite. Andrea, potrebbe essere il momento di Paponi, considerata l'assenza di Nicastro? Ah, Daniele non sta benissimo, ha sempre un piccolo problema così alla schiena, non è al 100%, vediamo. Io vorrei averlo a disposizione al 100%, vedo che è un ragazzo molto sensibile, ci tiene, lo vedo che soffre perché quando non stai bene fisicamente, lo testi e hai degli impedimenti che sono, vanno al di là di quello che è l'aspetto tecnico e quindi non sta benissimo, vediamo domani, ancora sta facendo i trattamenti dalla partita scorsa, quindi è venuto a Gubbio, è stato con i ragazzi, però non stava bene. Ieri ancora così, oggi un po' meglio, abbiamo ancora 24 ore, vediamo. Ecco, ma in quella posizione, mister, è proprio subito dopo l'infortunio con l'Imolese di Paponi, lì è impiegato per alcune partite, Jefferson fino a quando non si è fatto male. È lui magari il principale indiziato, oppure Santini, visto che poi insomma in grande forma potrebbe avere una chance dal primo minuto? Ma perché no? Claudio sta bene, è un giocatore positivo, ho ottenuto il 100% entrando, non so, dall'inizio ha fatto bene anche lui come la squadra ad Arezzo, quindi non lo so, ancora qualche dubbio lo porto, quindi ho 24 ore di tempo per valutare, è una partita molto molto importante in cui veramente bisogna stare bene al 100%, quindi Claudio sta bene. È sereno, è mentalmente libero, quindi perché no? Vediamo domani. Senti, a questo proposito, a Gubbio hai proposto un tridente che giocava con molto più vicino, con i due esterni che erano molto più vicini alla Nicastro. Ti chiedo, è una soluzione che ti piacerebbe sposare anche più volte in casa, cioè nelle partite in cui magari devi attaccare di più in un certo modo, oppure quel tridente che noi abbiamo sempre visto che ha portato anche a grossi risultati, Jelinić, Nicastro che in questo momento è fuori e Bifulco, è una soluzione, parlo con i due esterni piuttosto larghi, che ti piace confermare magari in determinate partite, cambiando ovviamente adesso il centravanti perché ovviamente è infortunato? Ma avevamo fatto altre prove, soprattutto molto all'inizio del campionato, all'inizio della stagione, quando magari ancora sia Jelinić che Bifuco non avevamo neanche ancora tesserati, avevamo provato diverse situazioni così, con una punta, Jeff, Buglio, anche a Frosinone, Ronaldo sotto punta insieme a Buglio. Abbiamo fatto tante partite, voi magari qualcuno se le dimentica, è chiaro che principalmente abbiamo giocato con due ali, però abbiamo fatto anche tante situazioni, insomma, con due giocatori con delle caratteristiche diverse, un po' più sotto punta. Mi piace giocare così, ho giocato anche tanti anni fa, poi chiamano un po' albero di Natale. Siamo anche sotto stagione, mi piacerebbe, vediamo un po' le partite, però credo che tutto parta dalla disponibilità dei giocatori e io credo che di averla pienamente, insomma, speriamo di essere anche bravi e fortunati a riuscire a trovare i momenti importanti anche individualmente, come è stato per Claudio domenica o in altre gare.
questo deve essere lo spirito e vediamo, insomma, vediamo, però insomma, sono delle prove, delle tra virgolette prove, delle alternative che proviamo durante la settimana e anche e abbiamo già fatte durante anche gare importanti durante la stagione. Senti, a proposito di Natale, questa Natale è l'ultima partita, no, dell'anno praticamente, quindi insomma è, se vogliamo, uno stimolo in più anche questo, no? Cercare di chiudere l'anno nel miglior modo possibile. Però penso che sia un po' un pensiero che parte da tutte le squadre, tutti gli allenatori, tutti vorrebbero chiudere bene. E noi siamo tra quelli, giochiamo in casa, vorremmo chiudere bene. Però poi c'è un avversario con dei valori e quindi avere rispetto di quello che è il Modena. Però noi giochiamo in casa e, come hai detto te, ci piacerebbe chiudere bene l'ultima partita. E siamo pronti. Dirà che recupero nervoso, però credo che domani avremo recuperato anche quello. E poi tra l'altro staccate un po' la spina dopo, no? Immagino almeno, non so, una settimana le fate di vacanze. Sì, adesso abbiamo ancora stilato, poi insomma pubblicheremo anche il programma, anche per voi, però insomma, staccheremo un po' di giorni, poi riprenderemo prima della fine dell'anno e poi insomma penso che faremo la settimana completa, gli 8 giorni, dalla domenica 10, dal 3 al 10. Sempre. E adesso non so, magari domani società, insomma, faremo il programma e insomma poi lo comunicheremo a tutti, però l'importante adesso è questa partita, le vacanze credo che siano proprio in questo momento l'ultima cosa che pensiamo. Senti, un'ultima cosa volevo dirti, in una stagione, un girone d'andata fin qui estremamente positivo. Mi sentite? Sì. Ah, ok, no, ti sentivo l'eco, scusa. Fin qui il Padova, insomma, il bilancio è estremamente positivo, 10 vittorie, è quasi sempre in testa alla classifica. Se vogliamo trovare un pelo nell'uovo, diciamo, a parte la partita ottima col Sudtirol, magari avete sofferto un po' gli scontri diretti, penso alla Ferrari Salotta, a Perugia, anche la Triestina 0-0. Domani quindi può essere importante vincere contro una diretta concorrente per aumentare ancora di più l'autostima. C'hai pensato a questo oppure no? Abbiamo battuto quella che è in testa con noi, quindi abbiamo battuto la più forte. Se stiamo ai numeri, quella l'abbiamo battuta, però io credo che sono tutti discorsi che contano poco. Ogni partita ha la sua storia, il suo perché. Chiaro che queste squadre hanno dei valori importanti. Noi abbiamo perso col Perugia e sul Tirol, scusa, il Feralpi, analizzando che più o meno siamo stati noi che ci siamo fatti male da soli. Però ripeto, ogni partita ha una sua storia e a dia dello scontro importante dobbiamo pensare, insomma, a crescere, a far bene, a chiudere bene quest'anno. Poi di aver perso le altre partite credo che nessuno pensa, e se dobbiamo essere positivi, dobbiamo pensare che abbiamo battuto il Sudtirol qua, che è la squadra che domenica era in testa, oggi è assieme a noi, anzi è dietro perché ha perso l'ascolto diretto. Quindi una vittoria importante l'abbiamo fatta e ci permette di stare davanti.